Benvenuti in questo nuovo video, andiamo a vedere una sessione molto, molto veloce, è corta, non è lunghissima, anche se dedico quei 5 minuti per sessione, a volte rispondono di più, a volte rispondono di meno, in questo caso hanno risposto di meno. Andiamo a schermo intero, andiamo a vedere la sessione. Ok, passiamo a un'altra sessione. Filomena. Vuole sapere di mamma Maria Rosa e papà Umberto. Allora, facciamo così. La domanda è. È sempre difficile quando chiamo due persone, due anime, perché poi non si sa chi risponde chi e chi risponde cosa, quindi è sempre complicato. E quindi questa cosa non la voglio più fare, voglio solamente chiamare una persona e non mai coppie, eccetera, eccetera. Insomma, ecco. Se stanno insieme, allora non so chi risponderà, se Maria Rosa o papà Umberto. Facciamo così. Maria Rosa, sei qui? Allora, basso basso si sente molto chiaro il voi, venite, basso basso. Qui venite. Vediamo, aspetta. Ok, venite. Cioè, stanno le mie guide, stanno dicendo a queste due anime, voi due venite che siete stati scelti per la sessione. Questa cosa ci ho riflettuto anche se sto ascoltando altre sessioni e faccio un po' di confusione. Il peso a cotone, vero, il cotone non so a che cosa si sta riferendo, se pe io penso a un qualcosa che è stato commesso in vita, qualcosa di questo genere, poi non lo so. Il ricevente, Filomena. Magari potrà capire, io non lo so cosa intenda dire per cotone. Io penso il peso che uno dei due ha. Dice, allora fai, è una delle mie guide che dice, allora fai, allora comunica, allora parla, insomma. E dice parlo dietro. Come spesso accade, si mettono sempre o dietro o si mettono davanti a me. Alcuni si siedono di fianco e mi fa capire che è dietro di me. E qua dice il rosso qua. E non lo so se si riferisce a una tipologia di colore, il rosso. O a una persona che è rossa, nel senso che ha i capelli rossi, magari lentiggini, eccetera, eccetera. Questo non lo so, perché comunque è sempre così quando chiamo qualcuno, c'è sempre parecchie anime che comunque sono con le guide o vengono da soli, insomma, c'è sempre un affollamento, ecco. Papà Umberto, ci sei? Sei qui? E dice, chiedo di Umberto, dice sì, sta lì. E dice, poi stirava. Penso che abbia visto stirare Filomena, il papà che è andato a trovarlo, è andato a trovarla e l'ha vista stirare. Faccio la domanda. Maria Rosa e papà Umberto, state insieme o oggi è la prima volta che state insieme e vi vedete? E qua dice, non c'era, cioè non si sono incontrati, adesso si sono incontrati, quando li ho chiamati si sono visti. C'è un Carmine, non so chi sia il Carmine, e poi dice una cosa molto particolare. Il topo, non so, se Carmine...
c'entra qualcosa con questo appellativo che gli danno il topo, o lo chiamavano il topo, o è un topo nel senso che non è un topo l'animale, ma è un'anima infiltrata, ecco, insomma. Allora faccio la domanda a ognuno di voi. Maria Rosa, sei nella luce? Qua dice c'è la Roby, non so se è tuo parente o se non è tuo parente, dicono che c'è la Roby. Qui c'è un inizio di una parola, io metto il punto di domanda e io sento Agliesi e non so se è un cognome o chissà che cosa, però dicono fa male visto questa, penso, anima o parola, non lo so, questa parola dice che fa male e qualcuno dice visto, qualcuno penso che sia una delle mie guide che dice che vede questa cosa che fa male e lo vede, insomma è una cosa, questa interazione è complicata perché non riesco a capire la prima parola, magari a me sembra un cognome Agliesi fa. Come potete sentire, Agliesi fa male, visto. Qui si sente basso, se andate poi alla fine del video che si sente molto di più, perché c'è sempre questo problema dell'audio che è molto più basso quando io vedo il video e ve lo spiego, insomma. Umberto, tu ovviamente se sei qua, non riesco a capire bene se sei anche tu qua. Sei anche tu nella luce? Esatto, risposta secca. Esatto, però dice prego, però attenzione, dice una cosa molto importante. Ora so, magari non era credente in vita o magari era poco religioso, lui dice sono nella luce, prego per la mia famiglia, magari per la figlia, nipoti, eccetera, e dice ora so che esiste un qualcosa oltre la morte, tra virgolette. Esistono le guide, esiste Papa Dio, esiste Gesù, esiste tutto. E dice a Patrizia, tu ama, vuoi un bacetto? Molto probabilmente si riferisce anche alla vita, nel senso quando lui era in vita, magari questa cosa accadeva, no? Che vuoi un bacetto? O magari la figlia gli dava un bacetto? Non lo so, Patrizio dovresti... No, Filomena, dovresti saperlo tu. E qui, Olmo, qui. Allora, Olmo la mia guida. E dice Olmo qui. Quando c'è Olmo c'è qualcosa che non quadra, ecco, insomma, per farvelo capire. E qua c'è Umberto, non so chi sia Berto, magari diminutivo di Umberto, Berto, cioè è un'altra anima, insomma. Non so se è parente tuo o meno. Ok, volete mandare un messaggio tutte e due a Filomena o Maria Rosa o papà Umberto? Dice prudenza, ti dicono prudenza, Filomena, sì, mannaggia questi nomi, Filomena, dice prudenza e le frasche, non so che cosa vuol dire, magari c'hai in ballo un qualcosa e ti stanno dicendo attenzione, prudenza. E poi dice era un gruppo di stelle. Allora, qui non so se hai visto qualcosa in cielo e ti stanno dicendo che era un gruppo di stelle. Se non hai visto qualcosa in cielo magari lo vedrai, qualcosa di questo genere. Però dice che è un gruppo di stelle. Stelle non stanno dicendo dei pianeti, isopianeti, eccetera, eccetera. Un gruppo di stelle è la visione di ministri e in cielo, sono stelle, sono anime evolute.
non sono satelliti di Elon Musk, eccetera, eccetera. Sono, se vedi o hai visto qualcosa, erano le stelle, erano i ministri. E qua c'è Mauri di nuovo. Stavolta dico al mio amico, l'ho scritto correttamente, l'avevo messo con la Y e I, e dice Mauri di nuovo, eccomi qua di nuovo a porgere un saluto per te, caro amico mio. Questo Mauri non è inerente a questa sessione, era già venuto ed eccomi qua che è torna, eccolo qua che è tornato a fare un saluto. Quindi dice, quello che fai è preso. Adesso non so se è inerente alla sessione o è inerente al mio amico. Uno dei due dovrebbe capirlo. E qua dice, Mary Jo Fay Dam. Non so chi è sta Mary. Jo Fay, non so che cosa sta facendo questa Mary. Però dice Damo e poi dicono una parola. Azzurro. C'entra qualcosa magari in questa sessione o magari c'entra con Mauri, non lo so, lo scopriremo solo vivendo, ecco. Grazie a Maria Rosa e Papà Umberto, vi voglio bene. E niente, vi do altri 10 secondi se volete mandare un altro ulteriore messaggio a Filomena. Allora dice, qua non dice parlo. Allora dice poche righe, parlo qui. Non vuole mandare messaggi lunghissimi o chissà cosa. Penso che hanno detto che stanno abbastanza bene, non si sono visti, si vedono in questo momento. Dice poche righe, parlo qui. E dice una cosa molto bella adesso. Dice poche righe, parlo qui e dice una cosa molto particolare che secondo me è il tutto, ecco. Sopra Dio, cioè sopra c'è Dio. Punto. Basta, non se ne parla più, ecco, insomma. C'è un'anima lì, mi fa capire che c'è un'anima lì, cioè qui da me. Dice che sedeva su di sopra, non so se è una casa a due piani oppure, non so, o lui si sedeva su di sopra, su un balcone, fuori dalla finestra, qualcosa di questo genere, perché lui mi dice sedevo su di sopra per far capire, penso che sia lui, poi non lo so, poi vedremo con Pilovina, ecco, mi dimentico sempre i nomi. Un'anima dice che c'è nebbia qui, quindi non sta bene. Quindi, se avete sentito prima Olmo, e quando c'è Olmo c'è sempre qualcuno che non sta bene. Grazie a tutti e due. Qui dice, risponde uno dei due, adesso penso che sia la mamma, da quanto mi viene a me così. Che comunque ha passato un periodo molto, diciamo, non bello, ma poi ha visto il sole, cioè che cosa? È entrata nella luce e ha visto l'amore di Dio, eccetera, i ministri, eccetera, eccetera, perché è così, i passaggi sono così, insomma, si parte con piani astrali un po' più bassi, bui, eccetera, eccetera, l'abbiamo visto in molte sessioni, chi parte in un prato, chi parte da altre parti, ma comunque poi alla fine l'importante è arrivare nella luce e sole, nell'amore di Papà Dio. Ok, grazie, grazie alle mie guide, grazie a tutti voi, grazie Vabbè, qui ho finito, insomma, andiamo sul mio faccione. E niente, una sessione abbastanza veloce, siamo sotto i 20 minuti, quindi non si erano incontrati, ma grazie a questa metafonia si sono incontrati. Uno, il papà sta nella luce tranquillamente, ha avuto meno difficoltà della mamma. La mamma adesso è comunque nella luce.
ci sono altri messaggi per altre persone, sempre così le sessioni, insomma, ecco. E niente, riesco a fare solo un video o al sabato o alla domenica, non riesco più a farne due, troppi impegni, troppe cose. E poi dopo sto giocando a un gioco che non è da molto che uscito e mi impegna quella cosa lì. E niente, faccio il mio possibile, insomma, anche una sessione a settimana è buona, dai. Ecco, niente, al prossimo video. Ciao! Ok, passiamo a un'altra sessione. Filomena. Vorrei sapere di mamma Maria Rosa e papà Umberto. Allora, facciamo così. La domanda è: se stanno insieme, allora non so chi risponderà, se Maria Rosa o papà Umberto. Facciamo così. Maria Rosa, sei qui? Papà Umberto, ci sei? Sei qui? Vi faccio la domanda. Maria Rosa e papà Umberto, state insieme o oggi è la prima volta che state insieme e vi vedete? Allora, faccio la domanda a ognuno di voi. Maria Rosa, sei nella luce? Umberto, tu ovviamente sei qua, non riesco a capire bene se sei anche tu qua. Sei anche tu nella luce? Ok, volete mandare un messaggio tutte e due a Filomena o Maria Rosa o papà Umberto? Grazie a Maria Rosa e papà Umberto, io voglio bene. E niente, vi do altri 10 secondi se volete mandare un altro ulteriore messaggio a Filomena. Grazie a tutti e due. Ok, grazie. Grazie alle mie guide, grazie a tutti voi, grazie a voi che siete venuti a parlare, a lasciarci un messaggio. Vi voglio bene, vi mando un bacio e un abbraccio. Grazie. Chiudo e vi saluto.